Com'è nata l'idea delle storie criminali per la RAI? Avevamo pensato, con La Storia Siamo Noi, di cercare di fare un poco la storia delle varie mafie. Infatti Storia Criminale sono 5 puntate, le prime 4 sono Mafia, Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita e poi una quinta puntata che l'abbiamo fatta sui beni confiscati. Il riutilizzo dei beni sottratti ai mafiosi è un elemento fondamentale. Quali sono le principali difficoltà che incontra nella realizzazione dei suoi documentari, soprattutto quelli di argomento mafioso? Cercare di raccontare una storia che in qualche maniera coinvolga, perché le vicende mafiose sono distanti, diciamo, dalla vita quotidiana. Quindi il tentativo è di fare anche dei racconti empatici. Infatti una scelta che in ogni puntata noi diamo molto spazio ai familiari delle vittime. Si riesce a far capire quella che è la tragica esperienza di chi ha avuto rapporti con le mafie e di chi ha perso un proprio familiare per un'azione mafiosa. Molto spesso sono vittime innocenti, cioè persone capitate nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Da dove cominciare una narrazione su un argomento del genere così complesso? Il vero problema a Napoli è che dopo la deflagrazione della nuova camorra organizzata di Cutolo si sono create una serie di bande criminali. Le piazze di spaccio sono passate da 16 a oltre 150. Sono gestiti da piccoli nuclei criminali. Il dramma è che questi camorristi molto spesso sono gli stessi consumatori di cocaina, quindi c'è una violenza, che è il motivo per cui a Napoli si registrano 150 vittime innocenti. Alcuni sono anche bambini. Lei ha anche girato un documentario sulla Sacra Corona Unita, di cui si parla molto poco. Beh, la Sacra Corona Unita è un'altra, quella che viene chiamata la quarta mafia, una mafia poco conosciuta, anche perché è una mafia abbastanza recente rispetto alle altre, rispetto a Mafia, Camorra e 'Ndrangheta, che sono secolari. C'è stato un cambiamento epocale in Puglia e nel corridoio adriatico. È stato il rapporto con le mafie dell'est, queste mafie dell'est appunto che sono all'inizio erano i manovali utilizzati dalla Sacra Corona Unita per far venire la droga in Italia e adesso invece è quasi la Sacra Corona Unita diventata la monovalanza di queste mafie dell'est che utilizzano la Sacra Corona Unita per trasportare la droga su al nord, dove ad esempio la piazza di spaccio di Milano di cocaina ed eroina è gestita dalla mafia serba. Qual è la storia che l'ha colpita di più? Una mattina ci ha chiamato i poliziotti e i carabinieri, ci ha detto: volete venire? Stiamo andando a cercare un camorrista. Ha detto: veniamo. Trovare un camorrista, la casa di un camorrista, una casa normale, ma dietro un cartongesso che la nasconde, che lo fa sembrare un muro. Ecco, questo è un poco la vita incredibile anche che fanno i poliziotti spesso e volentieri per trovare questi camorristi. Quell'immagine ha dato un senso all'intero documentario.